Bentornati in questo nuovo episodio della carriera allenatore con il Lecce. Ragazzi, siamo ritornati clamorosamente secondi a 8 punti di distanza dal Milan. Ma prima di partire con questo video, ragazzi, voglio ricordarvi che con il link d'affiliazione per Instant Gaming che trovate in descrizione, quindi fateci un salto, potete trovare card PlayStation, Xbox, Steam, Epic Game Store e anche giochi a prezzi scontatissimi. Non è una sponsorizzazione, è un link d'affiliazione. Che cosa vuol dire? Che se voi cliccate sul mio link e acquistate qualcosa, voi ovviamente spenderete sempre la stessa cifra, ma io guadagnerò qualche piccola cifretta. Quindi fateci un salto e magari usate anche il mio link. Quindi, ragazzi, buttiamoci in questo video. Oggi episodio importantissimo. Parma in campionato, poi Champions League, gli ottavi d'andata contro il Bayern Monaco e lo scontro diretto contro il Milan. Quindi partiamo subito dal Parma, che ha soli 12 punti, però dobbiamo fare un po' d'attenzione. Bisogna fare attenzione perché bisogna fare un po' di turnover, perché la partita contro il Bayern Monaco arriva subitissimo. Quindi io voglio dare un po' di spazio a, ovviamente, a quelli che giocano di meno. Baschirotto ancora non si può, ma se lo porto in panchina magari in panchina ce lo fa giocare, Mi vorrei portare anche il nostro Toni Kroos al posto di Cocco, così si riposa ancora di più. Dreyer ovviamente non può far altro che partire titolare dopo la bella tripletta nello scorso episodio, e quasi quasi andrei così. Sì, non mi vorrei portare nessun altro, ecco, mi porto però ovviamente Baschirotto, che se nel caso nel secondo tempo si può inserire in campo, gli facciamo fare qualche scampolo di partita. Ed eccoci, dai, anche questa partita importantissima, nonostante sia con una delle ultime in classifica, però non possiamo proprio perdere punti ormai, visto che siamo secondi e soprattutto perché abbiamo lo scontro diretto nella prossima giornata di campionato. Mamma mia, subito Dreyer vicinissimo alla porta, alla uscita di pochissimo. Mamma mia, sì. Quindi contro il Milan, se riusciamo ad arrivare sempre con questi 8 punti di distacco, è già tanto di guadagnato. Poi se magari perde anche o ci pareggia in questa giornata, allora sì che va tutto ancora meglio. No! Perché non mi ha preso il tiro di prima? Perché ogni tanto il tiro di prima proprio non lo prende? Bravo, Samek. No, Samek. Dai! Non voglio mettere Kroos, che è un lentaccio. Bravissimo Cendrey. Il maestro, l'hai visto Cendreyer? No! L'ha presa col... Come l'ha presa? Non ci credo! No! Che cosa ci ha tolto? Mamma mia, Samek! Dreyer si è girato bene. Vuoto. Madonna mia, Dreyer, come si è girato? Benissimo. Mamma mia, ci porta lui al vantaggio. Mamma mia, guardalo. Mamma mia, che giocatore incredibile, incredibile. Dai, bravissimo. Vai Gonzalez per Dreyer e poi Costa. Sì. Cazzarola. Bravo maestro. È riuscito a tenerla Costa, lo sentivo un po' troppo legnoso nel movimento, un po' troppo pesante, un po' troppo in ritardo, però alla fine siamo riusciti comunque a tenerla. Non era sicuramente facile. Attenzione. No, non lo accetto.
Non lo accetto, non lo accetto, non lo accetto. No, quando fanno tutti questi passaggi così, guarda, tutti i rimpalli poi vanno a favore loro, non ci credo. Trapp, cosa ha preso? Cosa ha preso Trapp? Cosa ha preso? Madonna! Dai, vai, corri, corri ragazzo! Corri ragazzo, corri! No. Comunque ci siamo ripresi, eh? Ci siamo ripresi alla fine. Cioè, siamo di nuovo secondi. Cioè, siamo di nuovo, non siamo mai stati secondi in realtà in questa stagione. Quindi stiamo andando bene. Dai, questa seconda parte di campionato può darci dei bei frutti. Mamma mia, che gioco! Bella, bella, bella azione, bella, bella, bella. Bel gol, bel gol. Costruito, studiato, pensato, ragionato. Belli, belli, belli. Bravi tutti, bravi tutti, bravi tutti. Azione, che azione. Finisce qua questo primo tempo, dai, dai, dai. Ne andiamo a fare un altro e ci tuffiamo direttamente con la partita più importante. Vabbè, più importante di questo episodio, no. Molto grande la differenza di gol Il rispetto Milan è la all'avversario in partita questo più secondo tempo. importante di Possiamo questo avere qualcuno? episodio. Vediamo. Perché alla fine ci è rimasto solo praticamente questo scontro diretto contro il Milan. Se Buono il lo contrasto. perdiamo, rischiano veramente di sfuggirci di tantissimi punti. E poi lì sì Avanti che la sarebbe stazione. irrecuperabile. Mentre col Bayern Monaco ci abbiamo sempre il ritorno. Oh! Col Bayern Monaco abbiamo sempre il ritorno per poter recuperare nel caso le cose dovessero andare male. Quindi, vabbè, sono entrambe partite importantissime. Però col Milan un pochino di più, un pochino di più. Calcio champagne ancora, calcio champagne ancora. Bravi, bravi, bravi. Guarda come giocano bene, come giocano bene. Ah, quando giochiamo così, guarda, è proprio una freschezza d'animo, una liberazione. Sembra di stare proprio, di sentirsi un tutt'uno con l'universo. È troppo bello. Oddio, cosa ho visto? Cosa ho visto? Cosa ho visto? Fermi tutti. Le sue gambe, cosa fanno? Oh mio Dio. Oh mio Dio, Dreyer, cosa fai? No, Dreyer, così ti fai male, Dreyer. Così rischi veramente di farti male, eh? Rischi veramente di farti male così. Cioè, mi sembra un po' troppo compenetrato, no? Comunque, a parte gli scherzi, fermiamoci qua con questa partita, mettiamo a posto, facciamo i cambi. Allora, il maestro ha giochicchiato bene, però dai, anzi, facciamo riposare Costa, va, facciamo riposare Costa, facciamo riposare Gonzalez, mettiamo anche dentro Baschi Rotto al posto di Bianchi e Malogusto al posto di Gendré, al posto di Gendré, vai. Facciamogli fare sti cambi e andiamo direttamente al risultato. Ok, cambi fatti. Perfetto. Vai al risultato. Vediamo 6-0. Baschi Rotto addirittura. Bravissimo. Ha segnato anche Baschi Rotto. Ha segnato anche Baschi Rotto. È ritornato in campo e finalmente. E poi va anche al gol. Per il 6-0. Per il 6-0. Mica pizza e fighi. Mica pizza e fighi. Allora, Valentin Radu, no, allora, no, questo no, Dino Radu no. Tu, lo stavo per scartare, fermi tutti, Miron Thomas, 2 milioni, questo lo andiamo a vedere subito. Marin Thomas, Cornelio Thomas, tutti Thomas, Igor Cristea, vabbè, questi li lasciamo. No, aspetta, allora, 6,50. 700 o 500? Quello più pronto? Oddio, no, c'hanno un totale bassissimo. Lasciamo stare, lasciamo stare. Allora, vediamo invece dall'Albania. Vediamo dall'Albania.
Hamza no, Berisha no, Bairami assolutamente no, Bairami l'altro assolutamente no, e neanche Lala, dai, ok, anche per questo paese è finito, quindi andiamo a vedere sto nostro amico. Allora, dove era lui? Bairami? No, Brahimi? Era lui? Qual era? Ah no, Toma, eccolo! Toma, è un 67, bravo Toma, però vediamo cosa fai tu, cosa sai fare. Allora, difesa, fisico, dribbling, no vabbè, è proprio un difensore centrale a tutti gli effetti. È proprio un difensore centrale a tutti gli effetti, sì. E gli farei fare il difensore centrale, così gli aumenta la velocità, gli aumenta resistenza, forza, precisione, contrasti, sì. Vai a fare questo. E poi, ah, ci sarebbe bianco. Vabbè, bianco è sempre il nostro talismano. Va bene, dai. Poi metto anche gli osservatori. Baschirotto, eccolo qua. Mister, mi sono completamente ristabilito dal mio infortunio. Spero che mi reinserirai in squadra oggi. Certo, ci vediamo in campo, amico mio. Ah, che bello che sei tornato, che bello. Allora, Bianchi no, Giordano no, Conti da rivedere, Bernardi assolutamente no, Coppola, però a te ti vediamo dopo, dai, dopo la partita, che sennò ci dilunghiamo troppo. Allora, gestione squadra, mi dispiace Bianchi, però devi tornare in panchina, mi dispiace. Mi dispiace veramente, però c'è un giocatore che non può mancare e siccome si è ristabilito del tutto, deve giocare per forza, deve giocare per forza. Allora, ovviamente Carnesecchi in porta, poi Malogusto e mi porterei Dreyer al posto di Acosta e basta così, basta così. Tifosi ragazzi, tornate Si inizia Lecce Bayern Monaco andata degli ottavi di Champions League. Sì, iniziamo malissimo, per favore. Guarda, Rauco, prontissimo lui per queste notti d'Europa. Attenzione, bravo, bravo Osimhen. Gendre, ti prego, non lo fare mai più, ti prego, questa cosa non la fare mai più. Dai, si gioca, questa partita è importantissima per il nostro cammino nelle notti più belle del calcio. Mamma mia, bravo Hjulmand. La palla arriva. No, la palla arriva in fuorigioco, Amorò. Cos'è sto pressing asfissiante, altissimo? Baschi, ti prego. Baschi, ti prego, Baschi, torna subito. Mamma mia, Baschi rotto. Mamma mia, Baschi rotto. L'hai visto? Non è fuorigioco, bravissimo. Di là, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo. Ritorna. Vai, Malo. Bravissimo, Malo. Ti prego, tira! Malogusto! 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 Per il primo gol in questa partita! Primo gol importantissimo! E ora bisogna mantenere questo vantaggio così, o addirittura ampliarlo. Però se riusciamo a non prendere gol, ragazzi, siamo già a metà dell'opera. Siamo già a metà dell'opera. Bravo Malogusto. Io poi non vedo l'ora di giocarmi il ritorno di questa partita che sarà spumeggiante, secondo me ci faranno il culo a tarallo, ci faranno in casa loro, però va bene, alla fine va bene, è giusto. Quindi cerchiamo di fargli noi il culo a tarallo in casa nostra. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, va parà, va parà. Osimhen, ha segnato, Osimhen. Bravo Victor, e bravo Cocco, Cocco bello, Cocco fresco. Un cross perfetto, perfetto. E poi Osimhen non deve fare altro che poggiare con la testa.
sul secondo palo, sul palo lungo, portiere che non può nulla, è già 2-0, 1-2 micidiale, in pochi minuti il Lecce si porta in vantaggio di 2 gol. Bravi, 5 gol in 7 partite, bravo Osimhen. No, non l'ho toccato. Oh, chissà perché con lo United allora abbiamo fatto così tanta fatica sia all'andata che al ritorno. Cioè, mamma mia. Sta partita sembra abbordabilissima, sta partita. Bravo. Bravissimo. L'hai visto? Mamma che belle palle che stiamo dando oggi. Mamma mia come stiamo giocando bene. Bravi tutti. Certo, mi sta sembrando troppo facile questa partita. Mi sta sembrando veramente troppo facile. Quindi vuol dire solo una cosa: che col Milan perdiamo 4-5-0 praticamente. Ne sono sicuro. Ah, comunque, visto che abbiamo segnato e non ho ancora fatto il taglio, perché di solito quando segniamo faccio il taglio, perché poi mi sto zitto, già che vi faccio anche vedere qua le impostazioni, sempre tutto a 50, le slide anche per noi, giusto per essere sempre corretti, giusto per essere sempre corretti. È pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Dai, l'uscita sicura del portiere. Baschirotto, con calma Baschi. Oddio, no! Per poco non segna, non ci credo. Mamma mia, di pochissimo. Mannaggia. Allora, se avessi segnato da lì me ne sarei andato, avrei chiuso tutto, me la sarei rigiocata sta partita, tutto l'episodio, anzi mi sarei messo a registrare di nuovo. Mannaggia. Calcia in profondità. Esci carne, bravo carne. L'hai visto? Addirittura voleva andare. L'hai visto? Bravissimo sulla fascia. Malo gusto. Vai, Osimhen, entra però. Osi. Cosa fai? Addirittura. Ecco, la stronzata doveva fare. Dai, è Baschi, eh? Oh no, Baschi, non ti devi inciuciare con Hjulmand. Chic, fermato. Mamma mia. Come stiamo giocando bene. Vai, Osimhen. L'hai visto per Cocco? Dagli la palla. L'hai visto? No, era perfetta. Delete. No. L'hanno riaperta. Chi è? Chic? Fammi vedere. Comunque sì, penso fosse Chic. Sì, Chic. Oh, la miseria. Con calma, figlio mio. Cos'è tutta sta cattiveria che c'hai? Meglio, cerchiamo di tenerli. Bravo malogusto. Ancora. Va bene che ci hanno segnato, ma poi basta, eh. Basta uno, ne basta. No. Bravo Baschi. È partito Baschirotto. Era partito. Ancora sulla fascia. E ancora lui in attacco. Poi per Gendré. La palla arriva per Samek. Di nuovo. Mourò ci prova col mancino, ma non ci riesce. E poi Malogusto. No, Malogusto. Che cazzarola di stop. Di stop è. Che controllo palla è. Gli hai proprio regalato. Gli hai detto, vabbè, guarda, te la sposto lì. Vattela a prendere. Ultimazione, dai.
minuto e mezzo. Ok, è finita. Non è ancora finita. Adesso è finita. Bene, siamo con due gol di vantaggio, quindi ci sta, è tutto buonissimo. Prendiamo e portiamo a casa. Allora, hanno fatto due tiri in porta, noi 9. Quindi al ritorno, se riusciamo a fare una partita di gestione, di tranquillità, senza portarci tanto avanti, siamo già in agli quarti ovviamente. E dai, andiamocene con sto Milan, andiamocene a finire questo episodio con la partita importante. Si è ridotto il gap da 8 a 6 punti, quindi vuol dire che hanno pareggiato, ci possiamo avvicinare ancora di più con questa partita, arrivare a 3 punti di distacco, ma dobbiamo fare una partita perfetta. Allora, Acosta, Dreyer in panchina, Malogusto in panchina, Baschirotto si fa questa partita ma poi entrerà Bianchi e poi basta, va? Basta, solo questo cambio. Bisogna giocare con la migliore possibile. Scontro scampionatos alla Spagnolas. Scontro campionato, prima contro seconda in classifica. Partita importantissima, d'altissimo livello, d'alta classifica. Qui ci si gioca il campionato. Non c'è altra via. Qui ci si gioca veramente tutto. Ecco, si inizia bene, no? Inizia bene. Ci sta. Kovacic, bel gol. Sì. Ci sta. Tanto la partita è appena iniziata. Siamo al quarto minuto, quindi ci sono ancora 85 minuti da giocare, più recupero, quindi no, neanche ci ballo. Per me stiamo ancora 0-0. Non c'è motivo di aver paura. Non c'è motivo per non stare tranquilli. Quindi prosegue l'avanzata. Mamma quanti errori già. Ha sventato il pericolo e ha recuperato la. Vai Samek, dai. Vai Cocco. Bravissimo Cocco. Non sbagliare, ti prego. Importantissimo il gol dell'ex, non può mancare il gol. A quanto era quotato? A 0,5 era quotato il gol dell'ex, comprato proprio dal Milan per 60 milioni, se non sbaglio, 70 milioni, 80 milioni, non mi ricordo sinceramente. Mamma mia, bravissimo. Difesa del Milan che si è aperta completamente, ha lasciato un corridoio, una casa, un condominio, un albergo, una prateria di campo libero praticamente. L'hai visto? Bravo Gendré. Mamma, che bordata ha tirato. Oh, lo passaggio, no, era un tiro, era non un passaggio, figlio mio. Va bene Costa, bravissimo. Sto per entrare nello schermo. Per quanto mi sto. Ah, peccato, era buona. No, stavo di averla presa. No, mamma mia. Che rischio e che salvataggio di Araujo. Che salvataggio. Bravo, va bene, meglio il calcio d'angolo che niente. Osimhen. Non è fuori gioco? Ma sti contro cross che facciamo su veramente sempre tutti brutti. Incredibile. Bravo. L'hai visto? Bravissimo. Dentro l'aria, dentro la porta. Basta che sia dentro.
Falli male. Facciamoli male. Oh, Baschirotto. Baschirotto. È tornato. Bravo Baschi. Mamma mia. Quanto mi era mancato. No. Lukács. No. Sarebbe finita, arbitro. Sono già 4 minuti, Sono già 4 minuti, arbitro. Grazie, L'arbitro ha ravvisato un fallo e ha concesso la. No, che cosa stai dicendo? Dov'è il fallo? Questa proprio non ci credo. Dov'è il fallo? Ma chi l'ha toccato? Sceglie il pallone in mezzo. Tanto devono segnare, no? Era ora, cazzarola, un minuto di recupero. Ne fatti giocare 6 minuti. Mamma mia, che cos'è? Ma non si può. Il recupero è finché non segna il Milan a sto punto. Cioè, evitate di metterli i numeri, dite, finché non segna il Milan. Dai. Del pareggio non ce ne facciamo nulla. Oh, è possibile che non entra nessuno dentro? È possibile? Libera male sul traversone, occhio. Non ci credo. Allora, se non c'è gente dentro, il cross arriva perfetto. Guarda caso, quando c'è gente dentro, il cross deve essere per forza fatto male, no? Con i piedi proprio. Nel senso metaforico, ovviamente. I cross fatti coi piedi, ma fateli con le mani a sto punto. Bravo! L'hai visto per Osimhen? Non è fuori gioco, rompere il cazzo. Bravi. Si alza la bandierina, tutto fermo, c'è offside. Non dovevi intervenire su questa palla. Scusa, in che posizionata meglio le sue spalle, intesa, diciamo, deficit. Scusa, in che senso? Allora, qui parte il passaggio, Qui parte il passaggio. Andiamo a prendere uno dei difensori del Milan, per favore. Andiamo a prendere uno dei difensori centrali del Milan, quello, possibilmente quello che sta dietro. Mi spiegate dov'è il fuorigioco? Non lo so, io non lo vedo, sinceramente. A me non sembra fuorigioco, non è assolutamente fuorigioco, non può essere fuorigioco questo. Non può essere assolutamente fuorigioco. È un complotto contro di noi questo, palesemente un complotto. No. Mamma mia. Sì, metti bianchi per favore, che se devo fare un altro fallo non me lo voglio giocare di nuovo. Cioè, appena tornato, che facciamo? Li facciamo saltare 10 partite altre? Li facciamo saltare? Assolutamente no. Falli male, sì, falli male. Che non va a buon fine, merito soprattutto. Oh! Tonali, pallone respinto. Ma gli ha messo un calcio nel piede in faccia con i tacchetti. Ma stiamo scherzando? L'hai visto? Balde, ti prego. Non ci credo, l'ha presa. Tra poco sganciamo l'arma letale. Ovviamente Dreyer. Azione che non porta a nulla. Traversone nel mezzo. Vabbè, ma Costa, che abbiamo deciso? Riccardo Pereira. Dai. Bravo Balde, mamma mia. Incredibile. No, come cazzarola se l'è allungata, guarda te quest'altro. Allora, Dreyer, Costa per... sì, Maestro per Osimhen, Gonzalez per Cocu e basta. E basta. Sperando che la palla esca presto.
che il gioco si fermi presto, perché i cambi mi servono come il pane, sti cambi. Ah, gli ho fatto male. Chiamali sto fallo. Si avventa sul pallone e ferma tutto. Bravo. Vi prego, partiamo. Vi prego, vi prego. Vi prego, perché stiamo fermi? Abbiamo l'occasione della vita. Abbiamo l'occasione della vita. Si alza la bandierina, facile questa chiamata. Aspettare la palla in area è il modo migliore per facilitare il compito. Avevamo l'occasione della vita, che spreco che siamo, che spreco. Che spreco. Bravo. Ancora, ancora, ancora. Prova a vincerla in questa finale. Vi prego, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Oh, di tutto hanno fatto per non farci segnare. Di tutto, di tutto. Porca miseria. Oh, e che cos'è? Sei minuti per tirare. Sei minuti da quando schiaccio a quando mi dà l'animazione del tiro. Ma più tardi di così non poteva, no? Più tardi di così. Cioè, a sto punto non la fare neanche l'animazione del tiro. Ma andata una FIFA di me. Io che ci gioco ancora, poi. Che ci gioco ancora. Meritavamo la vittoria. Meritavamo la vittoria. Siamo andati vicino alla porta loro più di quanto loro abbiano fatto con noi. La meritavamo, la meritavamo, la meritavamo. Allora, semifinali d'andata contro l'Atalanta, ma ovviamente la facciamo nel prossimo episodio, al quale vi do appuntamento per farci Atalanta, Torino e poi Empoli. E siamo arrivati a marzo, ragazzi, siamo arrivati a marzo, il che vuol dire che siamo vicinissimi alla conclusione di questa stagione. Mancheranno 11 giornate di campionato. Poi ovviamente il ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, per vedere poi se riusciamo ad approdare più avanti, e andata e ritorno di questa semifinale contro l'Atalanta. Ragazzi, vi do appuntamento ad un prossimo video e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi!